Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi affronteremo un importante discorso che riguarda la relazione fondamentale che intercorre tra la costante di ionizzazione acida di un acido debole e la costante di ionizzazione della sua base coniugata. Per comprendere questa relazione, consideriamo l'acido acetico in soluzione acquosa e quindi il suo equilibrio. Quindi sappiamo quindi che l'acido acetico andrà a perdere lo ione H+, che verrà accettato dall'acqua, e quindi acido, in questo caso base coniugata, così come abbiamo visto per quanto riguarda la teoria di Bronsted e Lowry. Ci possiamo calcolare la costante acida, quindi K con A è uguale alla concentrazione molare dello ione acetato per la concentrazione molare degli ioni H3O più fratto la concentrazione molare dell'acido acetico. Bene, sappiamo che in equilibrio e pertanto possiamo ammettere che lo ione acetato possa reagire con l'acqua e quindi scrivere questo secondo equilibrio, quindi CH3CO meno più H2O darà origine all'acido acetico più OH meno, così come abbiamo visto per quanto riguarda gli equilibri secondo Bronsted e Lowry. Quindi possiamo scrivere in questo caso KB, quindi la costante basica che si riferisce alla base coniugata, è uguale al prodotto delle concentrazioni molari per la concentrazione molare degli ioni ossidrili fratto la concentrazione molare dello ione acetato. Ok, se adesso noi scriviamo queste due relazioni le andiamo a semplificare, otteniamo un dato importante, quindi ci andiamo a riscrivere nuovamente le due equazioni, quindi CH3COH più H2O CH3CO meno più H3O più. Quindi possiamo scrivere il secondo equilibrio quindi andando a sommare le equazioni e a semplificare, che cosa otteniamo? Otteniamo 2 moli di acqua che scriviamo in questo modo, più ioni H3O più ioni OH-. Questa espressione cosa mi indica? Mi indica la KV, quindi KV è uguale alla concentrazione degli ioni H3O più per la concentrazione degli ioni OH-. Quindi se consideriamo KA, KB, possiamo scrivere che il prodotto di costante basica per la costante acida è uguale al prodotto ionico dell'acqua. Bene, quindi questa fondamentale relazione ci permette a questo punto di poter determinare che cosa? La forza che ha la base coniugata rispetto all'acido, quindi scrivere per esempio che KB è uguale a KV fratto la KA e che la costante acida è uguale a KV fratto la KB. E questa relazione ci dice questo, che quanto per una base debole la sua costante basica, il valore della costante basica è debole, e che quanto più è forte l'acido, tanto più la sua base coniugata sarà debolissima. Se noi per esempio andiamo a considerare il valore della costante acida dell'acido acetico, quindi sappiamo che la KA dell'acido acetico è 1,8 per 10 alla meno 5, possiamo
possiamo calcolarci la costante basica, quindi che KB sarà pari a KV fratto 1,8 per 10 alla meno 5, e quindi sarà 1,0 per 10 alla meno 14 fratto 1,0 per 10, 1,8 per 10 alla meno 5. Il valore che ne scaturisce, andando a semplificare, sarà pari a 5,6 per 10 alla meno 10. Quindi vedete, in questo caso la base coniugata di un acido debole è estremamente debole, lo ripeto ulteriormente, e viceversa, e che per acidi fortissimi la base coniugata è estremamente debolissima. Io qui vi propongo una tabella che ci fa vedere, per esempio, che per gli acidi estremamente forti, l'acido perclorico passando dall'acido nitrico, la loro base coniugata, vedete, del valore di 10 alla meno 14, e che questo valore per esempio acidi deboli, come per esempio l'acido ortofosforico, è comunque la sua base coniugata è in ogni caso debole. Bene, questa relazione è importante perché ci permette di svolgere alcuni esercizi conoscendo il valore della costante basica o della costante acida dell'acido preso in considerazione. Bene, io ho terminato la lezione, è brevissima, è sintetica, estremamente incisiva. Iscrivetevi al mio canale, se vi è piaciuta la lezione schiacciate un like.